di tedesco per tutti voi che siete pronti a fare un passetto in più nella grammatica e soprattutto per quelli di voi che mi hanno chiesto questo argomento, di cui sinceramente online e sulle grammatiche si trova davvero poco, ovvero i pronominal adverbien in correlazione che anticipano una frase subordinata introdotta da una congiunzione oppure da was in funzione di pronome relativo. Sembra difficile, ma non lo sarà dopo la spiegazione. Amici di Ad Maior, amici del tedesco, ben ritrovati per questo video che so essere abbastanza atteso, perché quando abbiamo concluso il nostro quiz sulle proposizioni relative era in qualche modo saltato fuori questo argomento e vi avevo detto: vi serve per caso un approfondimento? E in tantissimi mi hanno risposto: sì, ti prego, raccontaci questa cosa, perché effettivamente non viene spiegata molto. E devo dire la verità che questo mi ha anche un po' incuriosito, mi sono guardato un po' in giro online sui vari testi, effettivamente non si trovano alcuni accenni, però manca un pochino una spiegazione integrale riguardante questo argomento, e quindi io sono qui per questo e vi fornirò oggi un quadro il più esaustivo possibile, ma anche semplificato, riguardante questo argomento di grammatica, che non è proprio base, mettiamola così. Si fonda sul concetto dei pronominal adverbien, che ormai noi conosciamo e in italiano conosciamo come avverbi pronominali, pronomi avverbiali, avverbi preposizionali. Abbiamo più parole in italiano che vengono utilizzate per definire questa struttura tedesca. Una sola è la definizione tedesca, che è questa, pronominal adverbien, e quando questi pronominal adverbien si trovano all'interno della proposizione principale ad introdurre, quindi in correlazione con das, per esempio, oppure un altro connector, quindi un'altra congiunzione, oppure was, che ha una funzione diversa dal solito, cioè diversa dalla funzione di pronome sostanzialmente interrogativo, e assume una valenza invece di pronome relativo. Era venuto fuori proprio in relazione al, come vi anticipavo, al quiz sulle frasi relative, questa stranezza di dire: ma come mai, ma come funziona questa cosa? Andiamo a spiegarla per gradi, quindi in ordine. Partiamo dal concetto, chiaramente io non mi metterò qui a spiegare adesso di nuovo i pronominal adverbien, perché altrimenti il video diventerebbe enciclopedico, però per chi avesse qualsiasi tipo di dubbio vi ho scritto qui tutte le lezioni in cui potete trovare la spiegazione approfondita su questo argomento, che chiaramente dobbiamo conoscere per affrontare questa seconda parte, altrimenti ci manca un tassello fondamentale. I pronominal adverbi sono comunque una struttura, bene o male, che troviamo anche a un livello abbastanza semplice, un B1, a volte anche prima, e poi ce lo portiamo avanti per un B2 e via così dicendo. Questa invece è una struttura un pochino più, diciamo, elaborata, che possiamo trovare in un B2, in un C1 e poi chiaramente via crescendo a seconda della difficoltà, poi naturalmente delle frasi e delle strutture. Quindi pronominal adverbien, la lezione in cui ne parlo è la lezione 30, quindi se avete bisogno anche solo di un ripasso andate a vedere la lezione 30 di questa playlist, naturalmente, che è appunto il corso di tedesco con Sara, che naturalmente sono io, e quindi le altre playlist sono quelle di inglese, di letteratura e altre cose, per cui voi andate tranquillamente in ordine con le lezioni su questa playlist e trovate il corso completo, visto che qualche volta me lo chiedete. Per trovarle in ordine andate a cercare solo la playlist, ogni playlist un corso su questo canale. Quindi lezione 30, pronominal adverbien, lezione 46, gli esercizi sui pronominal adverbien, quindi gli esercizi guidati. Per fare questo dobbiamo conoscere anche i verbi con preposizione, e quindi abbiamo gli esercizi, la spiegazione anche dei verbi con preposizione, lezione 43, 44 e 45, ma non mi sono fermata lì, ho fatto anche un live stream che riguarda proprio questo argomento dei pronominal adverbi, dei verbi con preposizione, che chiaramente è ancora su questo canale, basta che non è numerato, ma basta che digitiate live stream avverbi pronominali o quello che è e vi compare, per cui potete anche vedere quello e ulteriori esercizi. E poi ci abbiamo fatto pure il quiz, che era il quiz 118, quindi insomma con tutto questo materiale potrei dire di dare per acquisiti i pronominali adverbien. Ok, siamo a posto.
Andiamo a vedere un pochino queste strutture un po' particolari. Non preoccupatevi se sono davanti alla lavagna, poi mi tolgo e vi lascio vedere tutto per intero. Ci sono delle strutture, e ora vi leggo, partiamo dall'esempio e poi lo teorizziamo stavolta, facciamo un ragionamento un po' a rovescio rispetto, perché è più semplice vederlo fatto che non teorizzarlo. Partiamo a leggere la prima frase. Ich freue mich darüber, dass ich viele Geschenke bekommen habe. Allora, sich freuen, sappiamo che è un verbo riflessivo, aver piacere, divertirsi, gradire, o quello che vogliamo, ha tante valenze. Attenzione, vi dico questa cosa che poi tornerà, quindi tenetela a mente. Un verbo che si può utilizzare anche da solo, senza preposizione. Ich freue mich. Esiste. Però, chiaramente, è anche un verbo con preposizione. Preposizioni che variano, über o auf, a seconda che diciamo noi ci rallegriamo di un qualcosa che è già successo, come in questo caso, quindi über, o auf, ci rallegriamo di un qualcosa che deve ancora succedere, di una vacanza, di un incontro, di un qualcosa, in quel caso sarebbe auf. Quindi sich freuen, über, è il nostro verbo con preposizione. Ora, perché in questo caso ich freue mich darüber abbiamo questo avverbio preposizionale qui, se poi comunque non ci va a sostituire un reale complemento? Perché il complemento non c'è, c'è una proposizione dopo ich freue mich e poi dopo il darüber abbiamo das ich viele Geschenke bekommen habe, quindi la cosa di cui mi rallegro è il fatto di avere ricevuto molti, molti regali, chiaramente introdotto dal das, perché mi rallegro del fatto che. Ora, la risposta è questa. Siccome sich freuen, per l'appunto, è un verbo con preposizione, è vero che da solo esiste, però è un verbo con preposizione. Nel momento in cui non mi fermo lì, non dico ich freue mich, punto, ma vado avanti e gli vado ad aggiungere il motivo per cui mi rallegro di questa cosa, non posso ignorare il fatto che quella parte che normalmente è un complemento, in questo caso è tipo esploso in una proposizione, ok? È come un gigantesco complemento, però è sempre comunque retto dal fatto di sich freuen. Non posso ignorare il fatto che sich freuen non è un verbo transitivo e quindi posso usarlo senza preposizione, non posso saltarla la preposizione, ignorarla, perché tanto, ok, non è un complemento, quindi la salto. No, in realtà esiste, fa parte della natura stessa del verbo. Quindi devo comunque in qualche modo introdurre la parte successiva che andrà a essere il, chiamiamolo complemento, ovviamente è una frase, è una proposizione, quindi essere ciò che regge il verbo, andrà comunque introdotto da un qualcosa che ha a che vedere con quella preposizione. Ovviamente da sola una preposizione non si regge, quindi non posso dire ich freue mich über das, ok? Quindi mi rallegro e poi la preposizione e poi la congiunzione. Questa è una struttura che non può esistere, perché chiaramente una preposizione non può andare a reggermi una congiunzione e una frase, una proposizione intera. Quindi cosa faccio? Anticipo nella proposizione principale l'utilizzo, diciamo, della mia preposizione nella struttura del pronominal adverb, ok? Che si regge da sola, e poi metto una bella virgola e incomincio da zero con la mia proposizione, con il connector, quindi con la congiunzione che mi serve, che in questo caso è das, con la sua struttura, con la trasposizione e niente di strano. Ok? Quindi sarà ich freue mich darüber, virgola, quel darüber dato dal fatto che sich freuen regge über, dato dal fatto che la preposizione, scusatemi, devo comunque menzionarla nel momento in cui vado avanti e parlo di un qualcosa retto da sich freuen, però al tempo stesso über, abbiamo detto, non può stare da solo e men che meno introdurre la congiunzione, la frase successiva, e quindi lo diciamo completo, lo rendo autonomo utilizzando la struttura del pronominal adverb. E poi faccio metto la mia virgola e incomincio con la mia proposizione introdotta dal das in questo caso, ma chiaramente anche con altri connettori, dopo lo vediamo. Ok? Allora, questo intanto lasciamolo lì. Vediamo un'altra proposizione
E con questa andiamo a vedere poi la differenza rispetto a quella prima, perché qualcuno mi dice e mi dirà, e sicuramente voi state pensando, sì, ma se non lo metto, questa è la domanda che vi ha attraversato la mente, siate sinceri, tutti ce lo siamo chiesto. E lo so che è una domanda assolutamente legittima e assolutamente sensata, possiamo non metterlo? Allora, alcune volte, intendo chiaramente in generale l'avverbio pronominale come introduzione di una struttura appunto secondaria. La risposta è a volte possiamo ometterlo, a volte non possiamo ometterlo, ma per capire quando sì e quando no, leggiamo anche l'altra frase. L'altra frase utilizza il verbo abhängen, abhängen von collettivo, che vuol dire dipendere. Si usa anche da solo, es hängt davon ab, ok? Vuol dire dipende, es hängt, terza persona del verbo hängen, davon, il nostro pronominale ab. Non posso dire es hängt ab. Devo dire es hängt davon ab. Questo vi dà già un altro indizio per rispondere alla domanda di prima, ma poi mettiamo tutto insieme, ve lo prometto. Allora, das hängt davon ab, ob morgen gutes oder schlechtes Wetter ist. Ok? Abbiamo anche in questo caso una proposizione principale, virgola, e una proposizione subordinata, non più introdotta dal das in questo caso, ma introdotta dall'ob. Però abbiamo detto, può essere das, possono essere altri connettori, non ci cambia la struttura. Vediamola un po'. Dipende, ok? Sarebbe dal fatto che, però quel dal fatto che è un se. Dipende se. In italiano chiaramente è una struttura scorretta dire dipende se, logicamente, però vado a introdurre un'opzione, mettiamola così. Quindi al fatto che domani ci sia praticamente bel tempo, brutto tempo. Ora, questa frase qua apparentemente ha la stessa identica struttura della frase precedente, cioè abbiamo il verbo con preposizione che è abhängen, la sua preposizione è von, introduco poi una subordinata, ok, siamo d'accordo, la subordinata qui non è col das, perché naturalmente non posso dire dipende che il tempo sia bello o brutto, cioè non ha senso, ma dipende, e qui esprimo l'ipotesi che il tempo sia bello o brutto, quindi è ob, ma ho scelto due frasi che avessero due congiunzioni diverse per mostrarvi due connettori diversi, ma il senso è assolutamente identico, e poi la nostra subordinata. Che differenza c'è tra questa e questa? Apparentemente voi mi potreste dire sostanzialmente nessuna. Invece una differenza c'è e sta proprio nella domanda a cui abbiamo accennato prima, ovvero quando è obbligatorio mettere l'avverbio pronominale e quando non è obbligatorio metterlo. Allora, cosa avevamo detto di sich freuen? Avevamo detto che lui può esistere da solo, può stare da solo, può esserci, se non introduciamo niente, senza nessun tipo di preposizione. Ich freue mich. Punto. Esistendo il verbo anche da solo, spesso si ritiene che l'avverbio pronominale in questa situazione sia opzionale, quindi si può mettere come si può anche omettere, quindi non è obbligatorio. Non è obbligatorio perché il verbo, cioè sich freuen, esiste anche senza preposizione. Esiste anche senza preposizione quando non ho il complemento, d'accordo? Però ci sono verbi che senza preposizione invece non possono stare mai. Allora, siccome lui esiste da solo, si regge da solo, in una struttura come questa possiamo anche eventualmente togliere il pronominale adverb e andare avanti direttamente con la frase successiva, con la proposizione, con la Nebensatz. Viceversa, in situazioni come questa, come abhängen, cosa abbiamo detto? Che abhängen non va mai senza la sua preposizione, mai. Anche quando non ho un complemento, e non è es hängt vom Wetter ab, quindi dipende dal tempo, dalle condizioni climatiche, ma è solo dipende, non posso dire es hängt ab, da solo non ha senso, non vuol dire niente, devo dire es hängt davon ab. Perché comunque da solo, senza la sua preposizione, e se non ho un complemento mi diventa avverbio preposizionale perché non ho chiaramente il sostantivo da metterci, allora, senza di questo non esiste, non c'è, non si può fare, è scorretto.
Allora, in questo caso lui ha necessità dell'avverbio pronominale e deve esserci obbligatoriamente. Come trovate scritto qua, è obbligatorio perché il verbo non si regge, ok, da solo senza la preposizione. Infatti l'esempio è senkt davon ab, lo trovate scritto qui. Quindi, qual è la risposta finale? Che laddove il verbo possa, ok, esistere da solo, se non ha il complemento, se questo, se l'altro, però può esistere da solo, allora in una struttura come questa, in cui non ho un complemento all'interno della sua stessa frase, ma ho una subordinata successivamente, posso metterlo o non metterlo indifferentemente. I tedeschi lo mettono o non lo mettono indifferentemente. Se invece il verbo richiede quella preposizione sempre, e quindi quando non ho un sostantivo o un complemento mi diventa avverbio preposizionale sempre, come senkt davon ab, e non può essere diversamente da così, allora in questo caso per forza devo metterglielo ad introdurre la proposizione subordinata. Ora voi mi direte, la successiva domanda che sento nelle vostre menti è: come faccio a saperlo? Quando si regge un verbo anche senza e quando no? Allora, alcuni verbi lo sappiamo, i feuermich, si dice, cioè sono verbi che troviamo anche da soli, quindi ci entrano, li abbiamo trovati da soli, ci restano in mente, magari adesso che sappiamo questa cosa qui ci facciamo un po' più caso. Però, allora, c'è qualcuno, alcuni siti parlano di sensibilità linguistica. Allora, la sensibilità linguistica si acquisisce con talmente tanto tempo, talmente tanta esperienza, talmente tanto uso della lingua, che poi la cosa verrà da sé, non ci faremo neanche più la domanda, perché ci verrà in automatico la struttura. Parlare di sensibilità linguistica con persone che stanno studiando questa struttura mi sembra un po', come posso dire, inutile, mettiamola in questi termini. Quindi, o impariamo di base, quando troviamo le strutture dei verbi con preposizione, andiamo a capire quando li troviamo da soli o no, oppure vi do il mio personale consiglio: fatene poi quello che credete, nel senso che non è una regola, non è vi dico come farei io, come consiglio ai miei studenti di fare per non sbagliare. Dal momento che questo, ok, in una situazione come questa, togliere l'avverbio preposizionale è errore. In una situazione come questa, metterlo non è mai errore. Quindi il mio consiglio è: voi mettetelo sempre, così se non si poteva omettere, perfetto, è lì. Se si poteva omettere, ok, si sarebbe potuto omettere, però ok, non è neanche sbagliato metterlo mai. Per cui nel dubbio noi lo mettiamo sempre. Poi ok, magari andiamo a informarci se eventualmente quella struttura fosse anche, diciamo, in qualche maniera compatibile con un'omissione, però può essere un ragionamento successivo. Intanto, diciamo, mettiamoci al sicuro dagli errori. Mettersi al sicuro dagli errori significa fare una scelta che può andare bene in tutte le circostanze, quindi in questa tanto in questa, quindi quando è sempre necessario, quando non è sempre necessario, ma comunque mai sbagliato il fatto di metterlo, ok? Quindi mettiamolo sempre. Piccola chiosa, già un po' parlando e traducendo questa cosa è uscita. In tutte e due le frasi, in generale diciamo in tutte queste frasi, come si traduce questa cosa in italiano? Allora, voi potete tranquillamente tradurre: mi fa piacere aver ricevuto tanti regali, e comunque non è sbagliato. Però se volete restare aderenti, per qualche motivo volete far capire che c'è quell'avverbio pronominale, o volete spiegarlo come lo sto spiegando io a voi, e qualcuno mi chiede: ma come lo traduco? È un po' come se fosse: mi rallegro, sono contento del fatto che, ok? È come se fosse una introduzione, il fatto che poi diciamo in qualche modo si proietta nella Nebensatz. Dipende dal fatto che domani ci sia il bel tempo o non ci sia bel tempo, ok? Quindi quel fatto che ovviamente non è una traduzione letterale, ci fa capire il senso dell'introdurre nella principale o comunque nella frase precedente un qualcosa, diciamo, che verrà espresso nella frase successiva, che sarà sempre una subordinata. Finora abbiamo parlato di frasi introdotte dal das, introdotte dall'op, che sono tutte congiunzioni.
Però attenzione, c'è un terzo caso che è completamente diverso dagli altri due, ed è quello di cui vi parlavo prima, vi accennavo prima. Infatti questo discorso qua è venuto fuori con voi, in realtà non facendo esercizi sugli avverbi pronominali, sui verbi con preposizione o il quiz sui pronominali adverbi. No, è uscito nel quiz che riguarda le proposizioni relative. Credo che sia il 119 perché era quello successivo a quello dei pronomi adverbi. L'ultima frase, diciamo, che appartiene al mondo delle proposizioni relative in senso un pochino più ampio, aveva proprio questa struttura particolare di trovare, cioè, che riguardava il verbo, il pronome, scusatemi, il pronominal adverb prima, nella principale, e poi trovare un was. Un was che noi siamo abituati a conoscere per altre cose, essere un avverbio interrogativo di base, oppure introdurmi una proposizione interrogativa indiretta, ok? Come potrebbe essere l'ob qui. E invece qui aveva una funzione diversa, aveva una funzione di pronome relativo, di introdurre comunque una frase relativa, non pura, nel senso con i nostri pronomi relativi da di das, però tant'è. Allora vediamo un esempio di questo e spieghiamo un attimo come e quando si usa. Allora, denk daran, denken è chiaramente pensare, denken an con l'accusativo, a denken ha sempre la nostra preposizione an. Quindi, denk daran pensa a questo, quindi pensaci. Denk daran, was ich gesagt habe. Letteralmente noi traduciamo ciò che ciò che ho detto. Quindi pensa a ciò che ho detto. Ciò che ho detto. Vedete che l'ho anche scritto a ciò che ho detto. Ovviamente non è una traduzione letterale, non è però abbastanza perché daran a ciò ci può stare, perché alla fine è un avverbio preposizionale che quindi sostanzialmente, scusatemi, un avverbio pronominale che quindi sostanzialmente ha la nostra preposizione che poi va a reggere un teoricamente pronome indicante cosa. Sappiamo che non lo posso fare, non posso dire an das o an es o cose di questo tipo, e quindi mi diventa daran, per cui una traduzione abbastanza letterale. Poi andiamo a tradurre il was come un che chiaramente nel senso di pronome relativo. Perché in questo caso was ha la funzione di relativo, cioè pensa a ciò che ti ho detto, questa è indubbiamente una frase di tipo relativo. Ora, la struttura è assolutamente identica, identica. Quando abbiamo capito quelle precedenti, questa è identica. Abbiamo sempre l'anticipazione, mettiamola così, della proposizione subordinata che seguirà, che qui è relativa, ma è sempre comunque una Nebensatz, quindi cioè non ci cambia moltissimo dal punto di vista della struttura, con anticipata appunto con il pronominale adverb. Daran, perché chiaramente la preposizione la decide chiaramente il verbo, e poi dopo, virgola, inizio con la mia proposizione, in questo caso relativa, con il mio was davanti e poi la mia struttura di trasposizione. Ok, allora noi sappiamo che quando intendo ciò che o strutture di questo tipo, io non userò das, non dirò denk daran, das ich gesagt habe, anche se il pronome relativo in realtà sarebbe das, neutro, però ciò che viene tradotto con was. Non sempre, nel senso che viene tradotto con was quando è complemento oggetto, quindi accusativo come in questo caso, perché chiaramente il soggetto, il nominativo è ich, e quindi io ho detto che cosa. Was, cioè questa cosa qua. Per cui da un punto di vista, diciamo, strettamente grammaticale di analisi logica, lui è un accusativo. Was lo usiamo anche quando è il nominativo. Cosa hanno in comune nominativo e accusativo? Il fatto di appunto di essere identici tra loro. Lo stesso discorso vale con il dativo, sono tutti casi che non hanno bisogno di preposizioni, ma ci possono essere delle situazioni in cui ho bisogno della preposizione. E allora cosa farò? Potrò dire un was, von was, che poi sarebbe non sarebbe fattibile, quindi dovresti dire vem o altro.
Allora mi comporterò in maniera diversa ed ecco qui l'ultima particolarità di oggi. Cioè, quando abbiamo questa struttura, ciò che con il verbo pronominale, la virgola e quel che rappresentato da was, posso usare was quando è nominativo, quando è accusativo, ma quando c'è una preposizione anche nella Nebensatz, quindi anche nella struttura subordinata, non userò più was perché dovrò inserire quella preposizione, ma userò la abituale struttura di vo più preposizione, che comunque trovate alla lezione 30, che è la struttura interrogativa assolutamente corrispondente a queste strutture qua della verbo pronominale, cioè quando sei in forma affermativa hai davanti da e poi eventualmente la R e poi la preposizione. Quando sei in una struttura interrogativa, quindi sei all'inizio della frase e poi a un punto interrogativo alla fine, avrai un vo eventuale R e poi la preposizione. Ve la ricordate questa cosa? Woran denkst du? A che cosa pensi? Non daran denkst du, ovviamente, perché se dico daran denkst du vuol dire tu ci pensi. Ok, woran. Quel woran è semplicemente quella struttura corrispondente a questa, ma interrogativa, in cui, attenzione, vo non c'entra assolutamente niente con il vo che significa dove, con l'avverbio interrogativo che indica luogo, ok? Non c'entra niente, sono proprio due, lo so che si scrivono allo stesso modo, ma sono due strutture che proprio non c'entrano nulla l'una con l'altra. Il vo dove è una cosa. Questo vo qua è semplicemente una flessione, ok? Una flessione linguistica di was. Quindi è come se vedeste scritto was, ok? Soltanto che in una flessione diversa ad ospitare la preposizione. Quindi è esattamente la stessa struttura che conosciamo per gli avverbi preposizionali. Facciamo un esempio, ok? Allora, restiamo sulla stessa principale di questa. Denk daran, pensa a ciò che è. Quindi denk daran, però invece di dire a ciò che io ho detto, quindi quel che io ho detto, fa sì che il che appunto il mio pronome relativo sia accusativo. Io ho detto chiaramente che cosa. E scegliamo invece per la proposizione subordinata un verbo che a sua volta ha bisogno di una proposizione relativa. Io ho scelto il verbo bitten. Noi sappiamo che bitten, chiedere per avere qualcosa, regge sempre e l'accusativo della cosa che chiedo, giusto? Bitten, accusativo della persona a cui chiedo, non dativo, diverso dall'italiano. In italiano chiedo a qualcuno, in tedesco chiedo qualcuno, ok? Quindi accusativo della persona a cui chiedo, e l'accusativo della cosa che chiedo. Allora, in questo caso, chiaramente, denk daran resta sempre uguale, però non posso mettere was qui, perché la mia frase globale sarà pensa a ciò che loro ti chiedono. Ora, questo bitten qua, se fosse transitivo, come il sagen prima, non avrei problemi, direi denk daran, was sie dich bitten e va tutto bene. Ma così non è. Bitten non è transitivo, bitten non regge un accusativo, regge con l'accusativo. E quell'um non è che posso ignorarlo, perché quell'um è l'unico modo per poterci mettere un complemento. E quindi cosa devo fare? Andrò chiaramente a modificare il mio avverbio e sarà denk daran. Un was non lo possiamo fare, come non possiamo fare un das, lo sappiamo, e quindi mi diventa worum, secondo la regola spiegata appunto alla lezione 30. Quindi denk daran, worum sie dich bitten. Non è facile questa frase, ora ve la spiego meglio, però non è facile, quindi non vi preoccupate se siete un attimo disorientati. Quindi il denk daran l'abbiamo capito da prima, quindi pensa a ciò. Il che, ok, non è più was perché non è più un accusativo come era prima, non è più un complemento diretto, ma è un complemento retto da una preposizione. La sua preposizione la decide chiaramente il suo verbo, cioè il verbo della sua proposizione, in questo caso relativa, ma in ogni caso insomma della proposizione della Nebensatz, la proposizione subordinata. Quindi il worum praticamente va a introdurre la nostra proposizione all'inizio della frase, poi sie è il soggetto, il nominativo, quindi pensa a ciò che loro, bitten, chiedono,
a te, che non è dir, ma è dich, per il solito discorso che abbiamo detto un minuto fa, che si chiede con l'accusativo della persona a cui si chiede. Ok? Quindi dich in questo senso. A ciò che loro ti chiedono. Pensa a ciò che quel che non è was, semplicemente perché bitten non è transitivo e non mi consente un accusativo. Quindi in questo caso il mio was avrà bisogno di una preposizione, non posso mettere preposizione più was, quindi vado a utilizzare la struttura che abbiamo studiato insieme ai pronomi adverbi, interrogativa sostanzialmente, normalmente usata come interrogativa, ma in questo caso in qualche modo prestata alla relativa in quanto unica possibile flessione di was in presenza di una preposizione. Non potendo mai fare preposizione più was, quando facevo l'interrogativa dovevo usare voran, vorauf, von, vo, quello che vogliamo, e qui, che non ha una funzione più interrogativa, ma che ha una funzione relativa, ma in cui mi trovo nella stessa identica situazione da un punto di vista strettamente linguistico di mettere an e poi was, mi andrà a creare una forma assolutamente analoga, vorum, vorauf, voran, eccetera, stessa cosa. Quindi quando l'abbiamo capita prima, la riproduciamo adesso, ma è abbastanza semplice da un punto di vista del creare la struttura, dobbiamo solo capire quando usarla e quando la usiamo. La usiamo in questa situazione in cui abbiamo un avverbio pronominale che ci va a introdurre una frase di tipo relativo, in cui il pronome relativo non è il solito pronome relativo, ma in realtà è was quando è diretto, ma se è indiretto e abbiamo una preposizione, la preposizione più was non posso usarla e quindi uso la stessa struttura che usavo quando dovevo fare preposizione più was per fare le interrogative, cioè vo, eventuale r e la nostra preposizione dopo. Mi tolgo dalla lavagna. Ok, come siete? Quindi in tutti questi casi abbiamo di base abbiamo avverbi pronominali nella principale che vanno a completare il verbo con preposizione, virgola e poi una subordinata introdotta dal suo connettore, che sia das, che sia ob, siano altri, non ci interessa questa cosa. Sono sempre indispensabili? Sono indispensabili laddove il verbo non si regga da solo, ma se noi non lo sappiamo, nel dubbio li mettiamo sempre, perché comunque metterli non è mai errore, anche dove non sono obbligatori, comunque metterli non è mai sbagliato, scusatemi. Poi, altra cosa è, da qua in giù, quando non abbiamo più un connettore, ma abbiamo appunto was in funzione di introduttore di una frase relativa. Allora, la prima parte resta identica, abbiamo sempre l'avverbio pronominale a completare il verbo, la seconda parte ci viene introdotta da was, nel caso in cui sia un caso diretto, scusatemi, vo, eventuale r, e la preposizione, nel caso in cui sia un caso indiretto, esattamente come avevamo visto poi con i pronomi adverbi in funzione interrogativa, anche se chiaramente non è questo il caso perché non è interrogativa. Ok, cosa ne dite? Vi è un po' più chiara questa cosa? Non era un argomento facile, ripeto, so che non lo troverete tanto in giro, non lo troverete tanto trattato, ci sono degli sprazzi, tipo anche questi esempi li trovate su qualche sito, però so che la spiegazione integrale, mettendo insieme, diciamo, tutte le parti in maniera un po' organica, manca un po', quindi spero di avervi fatto chiarezza, aver messo insieme dei pezzetti che avete trovato un po' patchwork in giro per la rete, oppure avere vari libri, insomma, e grammatiche, soprattutto che magari vi siete trovati ad utilizzare o a trovare senza avere poi una reale spiegazione, diciamo, normativa, diciamo, della cosa. Chiaramente non ho la pretesa che questa sia una spiegazione esaustiva, esistono, immaginate, milioni, milioni di situazioni diverse con le loro motivazioni. Però se noi abbiamo capito il meccanismo di base, poi dopo ci verrà anche più, cioè, riconosceremo certe strutture in tutte le loro varianti e poi di conseguenza, insomma, andremo anche, cioè, saremo poi flessibili nel cercare di capirle e di comprenderle. Io come sempre vi ringrazio e un secondo per ringraziare in modo particolare coloro di voi che si soffermano a lasciare un piccolo contributo al canale. Lo apprezzo tantissimo personalmente, cioè a livello proprio di, così, di gioia personale, come ricevere un regalo, una gratificazione per quello che faccio.
Vi dico anche che è un grosso aiuto per questo canale, perché se vogliamo mantenerlo gratuito, come io spero e voglio fortemente fare da ora per sempre, perché comunque così è nato, sono stati 5 anni ormai e non ho mai fatto pagare nulla, e così vorrei che continuasse ad essere. Qualcuno mi chiede: ma ci sono abbonamenti, ci sono cose? Io quello che faccio ve lo metto a disposizione. Certo, naturalmente portare avanti un canale per tanti anni con tutto quello che comporta è un impegno a livello di tempo, è un impegno a livello di tante altre cose, e un supporto da parte vostra non solo è gratificante, è una gioia, ma è anche importante e a volte oserei dire indispensabile. Quindi anche quel pochino, proprio io dico sempre come offrirmi un caffè, però chiaramente siamo una community ampia e se diversi di voi si sentono di aver ricevuto qualcosa da me e si sentono di voler fare questo gesto, io non posso che ringraziarlo, perché con tante gocce si formano gli oceani, per cui insomma io veramente vi ringrazio per questo. E ricordo a coloro che magari per rispondere a chi me l'ha chiesto, ricordo a tutti che è facilissimo lasciare una donazione tramite PayPal. C'è un tastino qua sotto con scritto grazie col cuoricino, che è quello che dico io a voi. E poi anche sulla homepage del canale c'è il tastino di PayPal. Ma chiaramente se avete PayPal in generale basta digitare l'indirizzo del canale, che è admajoratutor, scritto admajoratutor ovviamente tutto attaccato, @gmail.com, e vi ripeto, cioè non, anche piccole cose, proprio il corrispettivo di un fiore è comunque per me una cosa veramente tanto gradita. Quindi grazie a chi ha voluto impiegare quell'attimo di tempo o quell'intenzione, che apprezzo veramente tanto. E poi naturalmente grazie a tutti quanti voi. Come sempre, se non siete ancora iscritti, bottoncino, campanella, condividete. Noi siamo qui oggi, siamo qui col tedesco, siamo qui per cose più scanzonate. Abbiamo fatto il video di Halloween, siamo qui di nuovo con chiaramente tedesco, ma inglese, letteratura. Qualcuno mi ha chiesto: riprenderai con la letteratura tedesca? Sì, ragazzi, ce la faccio, ce la farò, abbiate fede. E con una serie di nuove proposte che vi racconterò strada facendo anche in vista dell'anno nuovo. Ragazzi, grazie infinite. Mi raccomando, sempre determinati nel vostro studio con le lingue, e come sempre, bis bald!